Benvenuti a Venice Design Week, siamo all'undicesima edizione e alla seconda edizione del concorso Light, Art and Color. Il concorso è stato organizzato a livello internazionale, come media partner avevamo Design Boom e quindi sono arrivate iscrizioni dall'Afghanistan, dall'Iran, piuttosto che dagli Stati Uniti e dall'Europa e l'Italia. I partecipanti sono stati selezionati per questa mostra da una giuria qualificata, di cui vi citerei i nomi e poi passerei la parola a un rappresentante della giuria che è qui presente. Abbiamo Carlo Trevisani, che è designer e rappresentante di ADI Triveneto, l'associazione Design Industriale. Poi abbiamo Omri Revez, che è delegato da Marco Zito, docenti UAV, architetti entrambi e designer. E in giuria avevamo Claudio Cervelli che ha una lunga esperienza come light designer e qui rappresenta la nostra giuria. Prego. Buongiorno a tutti, è un piacere trovarvi tutti quanti. Vi racconto velocemente com'è stata un po' la nostra esperienza di giuria. Beh, quest'anno il Covid ha complicato un po' le cose, il trovarsi tutti intorno allo stesso tavolino aiuta anche a creare un minimo di empatia che la comunicazione di questo tipo invece non dà molto. Però devo dire che quest'anno i lavori della giuria sono stati abbastanza concordi, a differenza delle grandi discussioni che ci sono state negli anni precedenti. Quest'anno siamo stati abbastanza mirati e abbastanza simili tutti quanti nel dare i nostri giudizi. Per cui abbiamo votato alla fine, abbiamo deciso di scegliere un vincitore, e due che vengono citati a pari merito. I lavori della giuria si svolgono un po' proprio confrontando quello che ognuno ha di meglio da dare relativa alla sua professione. Io sono lighting designer, arrivo dal mondo dello spettacolo, dell'illuminazione di opere d'arte. Abbiamo chi invece progetta il prodotto, abbiamo chi lo studia dal punto di vista universitario, del materiale, dell'assemblaggio. È molto bello, trovarsi a discutere con persone che hanno competenze diverse, è sempre molto formativo, anche per noi che magari siamo degli specialisti di nicchia. E quest'anno devo dire che nonostante tutto, nonostante il Covid, ci siamo divertiti e questo per noi speriamo che si possa vedere in quello che sono poi i materiali e i prodotti che sono stati premiati. Allora, il primo citato è Daryl Pong. Daryl Pong è connesso con noi e quindi gli daremo la parola e potrà così raccontarci come è nato il suo prodotto. How your product has born? How did you project what you presented here in Venice Design Week? I'm Daryl, and I've presented my project Nebula at the Venice Design Week. I guess a bit about the project is that this is like kind of like a mood lamp where I had to explore my personal aesthetics and understand what's beautiful to me. Nebula was inspired by the play of how light can be magical, and I was drawn in by how light caustics can create this narrative of imagination and play. I would just like to express how thankful I am to be selected to exhibit at the Venice Design Week, and it's a great opportunity for my project Nebula to be exhibited at Venice, where lights and arts have a special place. And this would not have been possible without the guidance of my professor, Winston Chai, who pushed me to do better every week. And also thankful to my friends and family who allow me to pick at their brains for this project week after week. Last, I would like to thank the team at Venice Design Week for pulling this off during the pandemic. And I hope everyone has enjoyed Nebula as well as other projects. And if you haven't, please do check them out. Have a great day, everyone. Thank you. Thank you very much for your participation and our compliments for your diploma here. And now we go on with Michele Dal Monte. Prego. Eccoci qua. Allora, Michele Dal Monte, mi è piaciuta molto questa ondularità, dava un po' l'idea, siccome si parla di Venezia, mi piaceva un po' che riproducesse il movimento delle onde ed è un oggetto molto carino. Abbiamo discusso molto sul fatto che poi effettivamente questo oggetto funzioni, nel senso che ha un supporto molto esile
ricavato sicuramente da quello che potrebbe essere, per esempio, un portamusica, un leggio per musica, evoca molte cose, evoca molti, molti ricordi anche. E questa cosa ci ha colpito. Personalmente, per esempio, torno su Nebula, che è quello che abbiamo visto prima, a me è piaciuto moltissimo perché c'è l'intervento del colore, per me come designer il colore è sempre una grande componente. Questo è molto essenziale, molto pulito, e ci è piaciuto proprio la sua estrema pulizia e voler comunque portare un po' di magia in un mondo che è molto tecnico. È una buona commissione per quanto mi riguarda tra la tecnologia, che è una tecnologia di ultima generazione, quella che sono i LED, che comunque sono LED miniaturizzati, per voler entrare anche nella terminologia, è quello che può essere invece un prodotto di facile utilizzo, perché comunque noi quando valutiamo un prodotto valutiamo anche l'inserimento all'interno di un ambiente, all'interno di uno spazio. Per cui complimenti a Michele Dal Monte. Grazie, grazie. E invitiamo Michele Dal Monte ad intervenire di persona via Zoom. Grazie. Salve, salve, buongiorno a tutti. Il mio progetto vuole proprio comunicare una leggerezza e vuole rimandare molto al concetto veneziano. E la mia idea era proprio ispirata alla mia passione per l'opera e per la musica, quindi l'immagine del leggio, e da lì l'ispirazione, prendendo dall'altro piede, portare un oggetto che evocasse anche la leggerezza e la diffusione della luce in maniera naturale e non pesante, perché credo che anche l'oggetto esile in quanto sé comunichi una sorta di leggerezza. E appunto, come ha già descritto precedentemente, il fatto del LED nascosto in questa cucitura di tessuto dà una diffusione anche, diciamo, che non disturba. E da qui anche il concetto di rubaluce, il nome da cui prendo ispirazione, che era appunto un dispositivo usato molti anni fa e serviva proprio per catturare la luce dai portalampada e condurla ad un elettrodomestico. Quindi mi piaceva molto anche il nome da poter dare alla mia lampada, ed era un po' quello che volevo comunicare, appunto prendere questa luce, diffonderla e diffondere anche un concetto di leggerezza e semplicità, che spesso magari viene trascurato e secondo me invece rimane essenziale in un ambiente. Quindi penso che di essere stato abbastanza attinente al contest con la mia partecipazione, e sono piacevolmente sorpreso anche di vedere la mia lampada in uno sfondo veneziano, ecco, quello mi dà anche molto piacere, quindi sono contentissimo veramente del risultato. Grazie a te e complimenti ancora. Grazie. Adesso passiamo al vincitore. Allora, il vincitore del premio di quest'anno è Marco Fiorentino, che ha pensato, perché a me piace utilizzare il termine pensare. Sì. Mi rendo conto che nel design ci sono altri meccanismi che entrano, non è solo il pensare all'oggetto in quanto tale, ma la funzione, l'applicabilità, la realizzazione, la fattibilità anche industriale del prodotto. Cose che noi incredibilmente valutiamo tutte, perché sono, credetemi, per valutare 10 progetti ci abbiamo messo un pomeriggio. E non la prendiamo sulla leggera, crediamo in quello che facciamo. Posso darti del tuo, certo. Marco? Marco ha avuto la capacità, secondo me, di disegnare un prodotto essenziale, molto bello come design, caratterizzato e semplice. E nella sua semplicità è un oggetto che prende, affascina, per quanto mi riguarda. Intanto, credetemi, è un prodotto di una leggerezza pazzesca. A me il fatto che questo oggetto potesse muoversi e poi ritrovare una sua posizione piaceva molto. È dotato comunque di una tecnologia che permette di regolare la luminosità, ed è molto divertente anche tecnicamente il fatto che l'emissione lavori anche di riflesso. Per sì. Cui è una lampada pensata, veramente c'è tanto pensiero dentro. E
Io quando ho visto la foto e l'ho visto un po' inclinata nella presentazione, una delle cose che mi ha ricordato è un po', se devo pensare a Venezia, alle gondole, che sono sempre inclinate da una parte, no? Per come sono costruite. E, mi sono immaginato in un'applicazione, cosa che non è poi nella realtà, ma nella fantasia si può pensare, che si potesse anche fermare in alcune posizioni. Perché potrebbe essere divertente, questo come possibilità futura. Però devo essere onesto, in un piccolo oggetto, cioè piccolo nel senso di dimensioni, sei riuscito a mettere tutto quello che può servire. Per cui un'illuminazione di qualità, un oggetto di design che è facilmente inseribile, una facilità di costruzione anche con tipologia di materiale diverso che apre il mercato, apre ad altre possibilità di mercato. Per cui su questo siamo stati veramente tutti d'accordo. E per cui mi fa piacere consegnarti il primo premio, grazie di questo oggetto, che sarei felice di mettermi in casa, per cui diamoci da fare a produrlo. Sì. Insomma, ecco. Grazie. Okay, complimenti grazie agli editori. E adesso vorrei magari che ci raccontassi un po' tu come è nata questa idea. Beh, intanto sì, è nata per, come diceva dottore, prima di tutto volevo fare una cosa semplicissima. E ho iniziato usando dei fogli di carta, come faccio di solito quando progetto, e piegandolo è venuta fuori questa forma. E ho detto, potrei fare una forma appunto che ricorda un po' i giochi dei bambini, quelli che rimangono sempre in piedi. E allora ci ho provato, l'ho disegnata e ho detto, siccome io voglio sempre realizzare quello che progetto, ho detto, voglio vedere se funziona, come poi veramente disegno. E così, invece di farlo in alluminio, come l'avevo pensato, ovviamente l'ho realizzato in stampa 3D e poi, vabbè, è stato un po' più complicato gestire la parte del peso, quindi riuscire a farlo stare in equilibrio, però diciamo che il risultato finale è buono. E appunto l'idea semplice dell'arco che riprende sia Venezia sia la gondola, del fatto che oscilla, e mi ha fatto pensare appunto a questo concorso e ho detto potrebbe essere proprio ideale per questo concorso. E un'altra cosa, il nome, che è un po' particolare, Missirizzi, subito anche i miei amici mi dicevano ma è un po' strano, sembra una cosa un po'... Invece io prima di darlo sono andato su internet, ho guardato, in effetti c'è sul dizionario e indica proprio tutti i giochi che tornano in piedi. E allora mi si rizzilla, ho detto va benissimo. Complimenti. Grazie a voi. Ringrazio tutti i partecipanti al concorso e adesso i ringraziamenti di rito. I ringraziamenti vanno sicuramente alla Regione Veneto, che ci appoggia da molti anni, alla Camera di Commercio, alla Città di Venezia e anche a tutti gli albergatori che hanno creduto in noi e che ci aiutano ad ospitare giurati o i relatori che poi vengono da molto lontano. Vorrei ringraziare anche la Galleria Sant'Eufemia che ha deciso di ospitare questo In Gallery. Rimaniamo aperti sempre ad aprire il percorso Venice Design Week all'interno di altre gallerie a Venezia, all'interno di negozi e di spazi che possano essere diciamo rappresentativi e contaminati dal design. Ci diamo appuntamento all'anno prossimo, sempre all'inizio di ottobre. Arrivederci.